Ciao a tutti e benvenuti alla Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati su Filippo Tramontana TV, bentornati sul canale. Allora, siamo alla vigilia di Inter-Napoli, la finale di Supercoppa Italiana. Ha parlato Simone Inzaghi, oggi intanto avete visto il video di stamattina, rifacciamo gli auguri a Mkhitaryan, spero vi sia piaciuto il video che molti di voi mi avete chiesto e molti di voi mi hanno chiesto, e quindi eccolo lì. Spero che sia piaciuto. Chiusa la parentesi, ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa, ha presentato la partita, lui e ovviamente il capitano Lautaro Martinez. Ci sono un po' di cose da trattare, no? Un po' di cose di cui parlare, a partire dalla delicata partita con il Napoli fino alla delicata partita che oggi giocherà la Juventus a Lecce. Abbiamo visto quello che è successo con il Milan ieri sera, che in rimonta negli ultimi 10 minuti è riuscito a espugnare Udine, a vincere 3-2 contro la squadra di Cioffi, con mille polemiche, ovviamente grandissima solidarietà, colgo l'occasione per dirlo, grandissima solidarietà a Maignan per quello che gli è successo. È inutile ogni volta commentare la disgrazia di questi comportamenti che succedono negli stadi, non solo italiani, perché non è una cosa solo italiana, ma è una cosa purtroppo allargata a tanti paesi, succede da molte parti, non solo in Italia. Quindi quando parliamo di queste cose non limitiamoci a parlare della nostra nazione, perché è un problema che si allarga purtroppo a macchia d'olio su tanti paesi. E comunque, vabbè, grande solidarietà, spero che qualcosa prima o poi si riesca a fare. Non credo che la partita persa a tavolino da una squadra sia una soluzione, perché vorrebbe dire mettere in mano a questi quattro pirla altro e ulteriore potere e dargli delle armi in mano che non sono da dare a questi imbecilli, perché se tu oltre al danno hai poi la beffa di dare il potere, di fermare una partita, di far perdere una squadra a questi quattro pirla, e secondo me è una mossa sbagliata e anche un pochino populista. Bisognerebbe avere un altro tipo di atteggiamento nei confronti di queste persone una volta individuate. Vabbè, comunque è un problema troppo ampio da affrontare in un video di YouTube dove si parla di Inter, e quindi lascerei per ora fare a chi di dovere, magari ne torneremo a parlare. Comunque grande solidarietà per Mike Maignan. Andiamo invece a parlare dell'Inter e di quello che succederà oggi, perché oggi indirettamente, nonostante Inzaghi diciamo che si svincoli, si smarchi da questa possibile sfida a distanza con la Juventus, perché attualmente giustamente deve pensare alla finale di Supercoppa, però c'è questa sfida a distanza che è palese, è palpabile. Non credo che i giocatori dell'Inter o Simone Inzaghi oggi non si curino di quello che succede a Lecce. Sicuramente avranno un occhio, magari qualcuno la guarderà o magari no, ma avranno un occhio, un orecchio comunque puntato su quello che succederà tra Lecce e Juventus, perché comunque al di là del fatto che l'Inter sia concentrata sulla Supercoppa, e lo siamo anche noi, c'è una finale da giocare, un trofeo volendo da portare a casa, è chiaro che stiamo parlando di una lotta a scudetto che, nonostante noi si sia fermi obbligatoriamente per questa partita, ci coinvolge chiaramente. Siamo già andati sotto di un punto con la Juventus che anticipava la sua partita di campionato magari al venerdì e noi si giocava il sabato e la domenica. Siamo sempre riusciti poi a risuperare la Juventus nella nostra partita. È chiaro è che prima di recuperare questa partita passerà un po' di tempo, perché contro l'Atalanta giocheremo il 28 di febbraio. Io personalmente non sono a Riyadh, non devo giocare io la Supercoppa, ovviamente non guarderò la partita perché si soffre troppo, però ovviamente il risultato lo guarderò e ovviamente si spera che il Lecce possa farci un favore. Non sarà facile, però non si sa mai. Il Verona stava pareggiando con l'Inter al 95esimo, l'Udinese stava vincendo col Milan all'84esimo, quindi insomma
qualcosa può anche succedere. La Juve è una squadra che ha grandissima convinzione, grandissima autostima, attualmente i risultati arrivano uno dietro l'altro, quindi diventa più difficile fare risultato contro una Juventus che già è sempre stata organizzata in fase difensiva, è sempre stato un gruppo compatto, una squadra compatta, adesso che ha iniziato anche a vincere con qualche gol di scarto diventa ancora più difficile portarle via risultati. Però insomma, stiamo lì, vediamo, il calcio è sempre uno sport imprevedibile. E andiamo invece a parlare di quello che ha detto Simone Inzaghi. Prima parliamo di questa lotta a distanza, già che ci siamo. Inzaghi dice: io non penso alla Juventus, quando gli si chiede sul discorso della polemica dei guardia e ladri, cosa giocava lui a nascondino, nascondino da ragazzo, Inzaghi non ci casca, dice: io da ragazzo giocavo solo a pallone, pensavo solo al pallone, mi interessavo solo di calcio e quindi agli altri giochi non giocavo, e quindi si smarca da questa polemica a distanza con Allegri. Sempre che Allegri volesse fare una polemica, noi lo diamo per scontato, magari era solo una battuta, però Inzaghi, senza rischiare, diciamo che si smarca da questa cosa, e fa bene, perché in questo momento l'Inter non ha, ma anche per il campionato, non solo per la Supercoppa, non deve avere altre distrazioni che non siano la vittoria in Supercoppa e le vittorie in campo durante il campionato. Cioè, se si perdono, cominciano a perdere energie con i battibecchi a distanza, con le polemiche a distanza, dove tu dici una cosa, io ti rispondo, allora tu devi rispondere alla risposta, io devo rispondere alla risposta della risposta, alla fine non se ne esce più e si perdono energie fisiche e mentali, soprattutto per la squadra in campo. Noi dobbiamo pensare al campo, non ci deve interessare la polemica arbitrale, non ci deve interessare la polemica di Allegri, non ci deve interessare cosa dice la gente, perché tanto è sempre stato così con l'Inter, quindi chi se ne fotte, noi dobbiamo andare avanti a pensare al campionato e a pensare al campo. Invece questa volta bisogna pensare alla Supercoppa. Anche a Lautaro è stata fatta la domanda se pensava alla Juve che oggi giocava e l'Inter no. Lautaro ha detto: no, perché devo pensare alla Juve, io sto pensando al Napoli, alla Supercoppa italiana, abbiamo un trofeo da portare a casa, portiamolo a casa o proviamoci, nel senso che stiamo bene, siamo in forma, perché dobbiamo pensare a una cosa che in questo momento non ci riguarda. In questo momento ci riguarda il Napoli, ci riguarda Riyad e ci riguarda la finale di Supercoppa italiana, per il resto non ci riguarda niente. Quando poi finisce lunedì notte, finirà la Supercoppa italiana e si tornerà a Milano, allora si comincerà a pensare alla Fiorentina e al campionato e dopodiché alla Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste sono un po' le dinamiche dello spogliatoio dell'Inter, che credo sia una cosa abbastanza ovvia per una squadra che vuole vincere un trofeo. Per quanto riguarda invece il, ecco, qui entriamo invece in un altro discorso. Per quanto riguarda il Napoli, vedo che si gioca con il 3-5-2, che Mazzarri farà la difesa 3, c'è molto fermento nel Napoli perché stanno facendo anche dei colpi di mercato e quindi hanno già acquistato due giocatori che sono già arrivati, tra ora Ngonghe a Riyad per unirsi alla squadra, stanno cercando di comprare altri giocatori in difesa, quindi è una squadra che non avrà questi giocatori per la Supercoppa, ma che si sta evolvendo anche in vista di una rincorsa per la Champions League in campionato, e quindi è una squadra in evoluzione. Noi abbiamo delle certezze, mentre il Napoli in questo momento ce ne ha un pochino di meno, sia per quanto riguarda la classifica, il gioco e il discorso di costruire una squadra per quest'anno e per l'anno prossimo. Però c'è anche un'altra cosa molto interessante, visto che si parla di costruzione sul campo, abbiamo detto praticamente tutto. Adesso andiamo un po' a parlare di, visto che c'era Lautaro in conferenza stampa, del rinnovo di contratto di Lautaro. Altra distrazione di cui non possiamo curarci, non ci possiamo permettere distrazioni né per la finale né per il campionato, però è chiaro che questo è un rinnovo che arriverà, però è chiaro che il tifoso giustamente si preoccupa, perché dice: Lautaro prima di Natale aveva detto che entro fine anno 2023 o al più tardi entro l'Epifania il rinnovo sarebbe stato firmato, e ad oggi, al 21 di gennaio, questo rinnovo non è stato firmato. Verissimo. Probabilmente ci sono delle lungaggini che non si erano considerate, ok? Però c'è lo spauracchio Skriniar, lo spauracchio Lukaku, che però avevano discorsi diversi. Lukaku è stato venduto, Skriniar in scadenza di contratto, Lautaro ha dei presupposti diversi. Però capisco che ci possano essere delle preoccupazioni. Lautaro dice: stiamo lavorando con la società, credo che prima o poi la firma a breve arriverà, ma adesso non mi interessa né la firma del contratto né parlare della Juventus, perché devo parlare del Napoli e della Supercoppa italiana. Quindi
tutto il resto viene messo nel dimenticatoio per 2 o 3 giorni, dopodiché si riapre. Però c'è ancora in ballo questo discorso del rinnovo di Lautaro. Io sinceramente non posso più dirmi se sono tranquillo o non tranquillo, perché dopo tutto quello che è successo in passato con altri giocatori la tranquillità non c'è mai. Però non ho tutta questa preoccupazione. Chiaro è che se dovesse arrivare a fine febbraio, metà febbraio, ancora senza questa firma, allora magari qualche lampadina si può accendere, però ad oggi sinceramente mi sento abbastanza tranquillo. Ecco ragazzi, questo è il riassunto più o meno della giornata di oggi dell'Inter, della conferenza stampa di Inzaghi e di Lautaro, di come l'Inter si avvicina alla partita di Supercoppa di domani sera, la finale contro il Napoli, per il record di Inzaghi alla 5ª Supercoppa o piuttosto per l'8ª Supercoppa dell'Inter, vediamo, speriamo. Vi ricordo che domani dalle 8.30 saremo in onda su 7 Gol Top Calcio 24, mi raccomando, con diretta stadio, seguiteci. E oggi cerchiamo di, io non so se voi la guardate Lecce Juventus, io non la guardo, speriamo che il Lecce faccia una grande partita. Va bene ragazzi, vi saluto, vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video, poi mi raccomando iscrivetevi al canale, vi aspetto, stiamo arrivando ai 40.000 un po' lentamente, un po' troppo lentamente, mi sa che a fine gennaio non ce la facciamo, ma rimandiamo il discorso a febbraio che non c'è problema. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e sempre forza Inter, ciao ragazzi. Ciao a tutti.